bentrovati in questo sabato che vogliamo parlare di santità. L'appuntamento non può che svolgersi attraverso le solite modalità. Abbiamo la possibilità anche quest'oggi di incontrare delle figure straordinarie avviate verso appunto la santità e di ritrovare soprattutto Fra Ezio Varvara, ma quest'oggi in collegamento Skype. Fra Ezio, ci sei? Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a tutti e pace e bene a tutti, amici di Padre Pio TV, ben ritrovati. Abbiamo detto che il sabato in questo spazio ci occupiamo di santità, un appuntamento che vogliamo in particolar modo dedicare quest'oggi a tematiche importanti come la sofferenza, la testimonianza, attraverso due figure di sacerdoti che andremo a vedere. Sono sicuramente interessanti sia per l'aspetto umano vissuto nel caso di Fra Immacolato attraverso la sofferenza, sia nel caso di Don Silvio Galli, un'attività caritativa che davvero ha dato una impronta molto forte, soprattutto al nord Italia. Ma entreremo nello specifico di queste vicende tra qualche minuto. Ma Fra Ezio, ecco, per introdurre questo nostro appuntamento, stiamo in queste settimane soffermandoci un po' su quello che potremmo definire il magistero di Papa Francesco sulla santità, è vero? Certo, Nicola. E diciamo che tu hai introdotto anche una tematica molto importante, che è quella della sofferenza che oggi andremo a vedere. La sofferenza che acquisisce un valore, potremmo dire, nuovo per quanto riguarda la donazione, una donazione della vita. No, il nostro esempio che stiamo riportando sempre in queste trasmissioni è quello, no, del crocifisso, no? Padre Pio, sotto la croce si impara ad amare, no? Quindi su questa tematica penso che Papa Francesco sta sottolineando di quanto sia oggi importante. Lo abbiamo visto con le figure di santità giovane che abbiamo già visto e ne vedremo tanti altri. Una sofferenza che dice una vita donata, una vita spesa per l'altro, una vita spesa per amore, ecco. Abbiamo anche appunto accennato a queste figure di giovani che andremo ulteriormente a trattare, forse in maniera anche più intensiva, se così possiamo dire, con l'inizio del tempo d'avvento. Avremo tante figure di giovani che hanno dimostrato attraverso la propria esperienza, per lo più collegata alla sofferenza, questo lo abbiamo anche visto in passato, ma anche e soprattutto attraverso quella santità quotidiana, quell'essere santi nella vita normale che caratterizza un po' appunto il percorso che abbiamo avviato in queste settimane. Sembra quasi un paradosso, no? Voler parlare di giovani che hanno compreso il senso della vita attraverso la sofferenza oggi. Un paradosso perché lo vediamo anche dalle notizie, no? La tematica del fine vita, che è una tematica molto importante. Per cui, ecco, la testimonianza passa attraverso esempi concreti di vita vissuti e soprattutto questa è la testimonianza che passa attraverso i giovani di oggi. Insomma, sembra quasi un paradosso, un paradigma molto forte, Nicola. Sì. Fra Ezio, abbiamo tra l'altro, prima di soffermarci appunto sulle parole di Papa Francesco, abbiamo trovato un ulteriore stralcio in cui il Santo Padre si sofferma sul tema della santità in diversi momenti, che possono essere l'Angelus, può essere l'udienza, un incontro particolare magari avuto con le famiglie o con altre realtà, quindi momenti in cui Papa Francesco parla della santità. Abbiamo trovato quest'oggi appunto un passaggio relativo ad un Angelus di qualche anno fa, in cui Papa Francesco utilizza una frase molto semplice, in un certo senso anche imperativa, vorrei dire, o santità o niente. Vogliamo ascoltarlo. Domandiamoci, vogliamo davvero la santità? O ci accontentiamo di essere cristiani senza infamia e senza lode, che credono in Dio e stimano il prossimo, ma senza esagerare? Insomma, o santità o niente. Ci fa bene lasciarci provocare dai santi, che qua non hanno avuto messe misure e da là tifano per noi, perché scegliamo Dio, l'umiltà, la mitezza, la misericordia, la purezza, perché ci appassioniamo al cielo piuttosto che alla terra. Non si tratta di fare cose straordinarie,
ma di seguire ogni giorno questa via che ci porta in cielo, ci porta in famiglia, ci porta a casa. Oggi quindi intravediamo il nostro futuro e festeggiamo quello per cui siamo nati. Siamo nati per non morire mai più. Siamo nati per godere la felicità di Dio. Ecco, Fra Ezio, cosa possiamo aggiungere a queste parole così belle che tracciano anche un percorso che è quello che vorremmo, come dire, affrontare anche noi nella nostra quotidianità, seppur tra tante difficoltà? Guarda Nicola, quando parla il Papa è così semplice che non dovremmo aggiungere nulla perché è chiaro, lo ascoltiamo tutti e lo comprendiamo tutti. Ecco, il Papa ha fatto bene a risottolineare questa tematica della santità e lo ha fatto anche, se hai notato, nell'ultima parte, richiamando una santità come una strada che è da vivere in famiglia e anche in casa, no? Quella che poi sarà quella che lui definisce, Papa Francesco, i santi della porta accanto. Per cui tutti siamo chiamati alla santità e permettimi di usare anche un paragone, diciamo, biblico, no? O si è santi, diceva il Papa, o non si è. No, è quella tiepidezza di cui facciamo fronte nell'Apocalisse. Non si può essere tiepidi, o si è caldi o non si è caldi. Ecco, un altro tema, Fra Ezio, che andremo ulteriormente a sviluppare nel corso delle prossime puntate, sempre collegato, ovviamente connesso alla santità, è quello relativo alla Costituzione dogmatica Lumen Gentium. Perché utilizziamo questo punto di riferimento anche nel nostro percorso? Tra l'altro, nelle settimane scorse c'è stato un importante appuntamento che ha visto il Cardinale Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi aprire alla Lateranense il convegno Modelli di Santità e Canonizzazione a 40 anni dalla Costituzione Apostolica Divinus Perfectionis Magister. Un appuntamento questo appunto che ha voluto spogliare il concetto di perfezione evangelica da ogni forma di individualismo, donandole un carattere di ecclesialità. Noi abbiamo contattato ovviamente il Cardinal Semeraro per darci un contributo che sicuramente non mancherà nelle prossime settimane, ma cosa possiamo aggiungere relativamente proprio a questo momento di confronto che si è svolto appunto in Vaticano? Bene, come sai, ogni anno si tiene in maniera particolare con concomitanza alla Lateranense una scuola vera e propria per preparare, diciamo, quelli che saranno i responsabili dei diversi processi di canonizzazione. Per cui, ecco, si fa bene a sottolineare, il Dicastero l'ha fatto molto bene, la congregazione lo fa molto bene, questa attività, questo lavoro per prepararsi a conoscere la storia di questi uomini e di queste donne, non solo dei tempi antichi ma anche di oggi, per poterne valutare la santità e proporli come modello alla Chiesa, ai giorni d'oggi. Oggi avremo dei modelli che tratteremo abbastanza forti anche in merito alla sofferenza, tu lo dicevi, per cui ecco, si fa bene a richiamare molto la Lumen Gentium, anche perché ci siamo a 60 anni dal Concilio, quindi è bene riscoprirlo, anche se non è ancora attivo, direbbe qualche docente di teologia. Per cui ecco, questo è molto importante, mettere in atto quello che il Concilio ha detto, ma soprattutto scoprirne i valori fondamentali che sono contenuti in queste costituzioni che sono venute fuori da un consesso di padri che insieme al Santo Padre hanno tracciato, potremmo dire, la strada di quella che sarà la Chiesa, potremmo dire anche nuova. Ecco Fra Ezio, prima di andare avanti con la nostra scaletta e iniziare appunto ad approfondire le figure di quest'oggi, un'ultima annotazione relativa proprio a questo appuntamento. Il punto di riferimento per i credenti è quello della santità, dicevamo, una vocazione di tutti nella Chiesa, perché la Chiesa stessa è tutta chiamata alla santità, è quanto ha spiegato il Cardinale Marcello Semeraro, appunto prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, intervenendo in apertura di questo convegno, una chiamata che è di tutti, continuiamo a dirlo, alla quale se ci diciamo credenti non possiamo sottrarci. Permettimi Nicola di usare diciamo un'espressione tipica di Carlo Acutis, l'espressione è questa: noi siamo originali, per cui ognuno deve scoprire la strada alla quale il Signore lo ha chiamato, che è la strada della sua santità.
per poter essere, ecco, modello per gli altri, potremmo dire stimolo per gli altri, per cui questo è, potremmo dire, il leitmotiv che ci deve animare, cioè ognuno ha una sua strada originale che lo porterà appunto a realizzare il suo percorso cristiano, no? Bene dicevi con l'espressione in riferimento al Cardinal Semeraro, per cui la Chiesa è vista come esperienza viva, innestata nel corpo di Cristo. Noi siamo membra, dirà Paolo, del corpo di Cristo, quindi come membra noi siamo santi perché il nostro capo è santo, che è Gesù, e lo abbiamo visto con la donazione totale della vita che è passata attraverso la croce. Questa è la scuola alla quale ci stiamo mettendo, e di qui, da questa scuola, noi vogliamo imparare. Benissimo, Fra Ezio. Allora, la nostra prima parte introduttiva termina qui. Noi ci fermiamo per qualche istante, perché avremo occasione poi di soffermarci sulla figura di Don Silvio Galli, e lo faremo avendo anche in collegamento Don Pierluigi Cameroni, postulatore della causa anche di Don Silvio. Ma per il momento ci fermiamo qualche minuto e poi di nuovo insieme. Torniamo insieme per parlare di Don Silvio Galli, il prete delle beatitudini, così è stato definito, e lo approfondiremo anche grazie a Don Pierluigi Cameroni subito dopo questa scheda biografica. Don Silvio Galli nasce il 10 settembre 1927 a Palazzolo Milanese. Finite le elementari, frequenta il ginnasio presso l'Istituto Salesiano Sant'Ambrogio di Milano. Terminato il noviziato, emette la prima professione come salesiano l'11 settembre del 1943 e quella perpetua nel 1949. Dopo gli studi filosofici a Nave, il tirocinio a Varese e gli studi di teologia, viene ordinato sacerdote il 1 luglio 1953. Destinato alla Casa di Bologna, consegue la laurea in lettere dal 1959 fino al termine della vita, sarà a Chiari, in provincia di Brescia, dedicandosi nei primi anni all'insegnamento degli aspiranti alla vita salesiana e poi, con il passare degli anni, sempre più nel servizio generoso ai poveri, agli immigrati, ai carcerati, a chi ha fame, a chi non ha casa, ai tossicodipendenti, agli alcolisti, ai malati di mente, a variegate forme di povertà materiale, spirituale e morale. Nell'accoglienza di numerosissime persone esercita il ministero dell'ascolto, della consolazione, della riconciliazione e dell'esorcismo. Con l'aiuto di generosi volontari e benefattori fonda il centro di accoglienza Auxilium. Con la vita e la parola insegna a scoprire e a servire Cristo nei poveri, testimoniando la carità del buon pastore. Don Silvio così si presentava: «Io non sono che un povero prete, non ho altro che la veste sacerdotale che indosso. Meraviglia anche me che tutte le persone afflitte da problemi a volte irrisolvibili si rivolgano a me. Do la mia benedizione anche alle loro famiglie, poi li mando via con la convinzione che se pregheranno e lo faranno con fede, i loro problemi si risolveranno. Solo con la preghiera, potentissima arma, con la fede nella Madonna e nel suo figlio Gesù, a volte si risolvono questi problemi». Conclude la sua vita terrena il 12 giugno 2012, circondato da una diffusa fama di santità che con gli anni va crescendo tra persone di ogni ceto sociale, che riconoscono in lui un uomo di Dio, un autentico devoto di Maria Ausiliatrice, un vero figlio di Don Bosco, confermando così la sua promessa: «Appena giungo in paradiso, mando una cesta piena di grazie a tutti coloro che mi hanno conosciuto». Un giovane ha testimoniato: «Don Galli, una guida, un maestro, un amico, un gigante della fede. Per tutti noi non ha lasciato impronte sulla sabbia, bensì un cammino di luce sulla strada per l'eternità». Bene, abbiamo visto in questa scheda anche l'immagine di un libro scritto da Don Pierluigi Cameroni, che ci parla proprio di Don Silvio Galli come prete delle beatitudini. Perché questa definizione? Gliela chiediamo subito, dandogli il benvenuto, meglio il bentrovato, visto che abbiamo avuto già in passato la lieta occasione di incontrarlo. Bentrovato Don Pierluigi. Ecco, bentrovati anche a voi e grazie per questa nuova opportunità che ho accolto con molta gioia, e di poter condividere un po' con la testimonianza di vita e di santità di Don Silvio Galli, di cui quest'anno abbiamo anche concluso la fase diocesana
dell'inchiesta, proprio a 10 anni di distanza dalla sua nascita al cielo, lo scorso 12 giugno, e lo faccio anche molto volentieri perché ho avuto la grazia di conoscerlo molto bene nella mia vita. È stato mio insegnante quando ero giovane aspirante nella casa di Chiari, era professore di greco e latino, e proprio in quegli anni in cui lui cominciava così ad aprire, a sentire questa chiamata per gli ultimi, i poveri. E questo libro che è stato scritto, che direi esprime bene come la realtà di tutti i santi, sono uomini delle beatitudini, come ci ha ricordato anche Papa Francesco nell'esortazione apostolica Gaudete ed Exultate. Difatti un po' il filo conduttore di questo testo è proprio l'esortazione del Papa, facendo vedere come nella vita di Don Galli noi ritroviamo proprio la vita incarnata delle beatitudini, perché i santi e le sante sono uomini e donne che hanno incarnato il Vangelo delle beatitudini. E direi soprattutto in Don Galli risulta una tra le tante beatitudini, tutte certamente, ma mi piace sottolineare la beatitudine dei puri di cuore e dei miti. I puri di cuore che vedranno Dio e i miti che erediteranno la terra. Ecco, cielo e terra si congiungono nella testimonianza di vita dei santi. Don Silvio era un uomo profondamente radicato in Dio, merita ricordare, direi quasi, era diventato una preghiera continua la sua vita, pur in mezzo all'ascolto quotidiano di tantissime persone. C'è un luogo molto significativo perché nella vita dei santi la grazia si incarna nei luoghi in cui hanno vissuto, e il chiostro di San Bernardino, e qui è bello questo legame francescano, perché la casa di Chiari si trova in un'opera del 1400 francescana, e quindi in qualche modo lui ha continuato nel tempo la tradizione francescana di accoglienza dei poveri, degli ultimi. E in quel chiostro ogni giorno decine e decine di persone in fila per essere accolti, ascoltati, benedetti, e direi questa beatitudine che permetteva a lui di intuire profondamente la vita interiore delle persone, ma anche di offrire quel messaggio, quella parola di grazia, quella benedizione che ridava la speranza e la voglia di vivere. Ecco, Fra Ezio, sei ancora in collegamento, ovviamente hai ascoltato le parole di Don Pierluigi. Ecco, cosa possiamo chiedere a Don Pierluigi rispetto a questa esperienza che, come abbiamo visto, anche in un certo qual modo potremmo comparare a quella successiva, soprattutto perché Don Pierluigi si soffermava su un aspetto che mi ha colpito, cioè la santità di determinate persone si ricollega anche ai luoghi in cui questi hanno vissuto e hanno operato. E poi vedremo perché nella seconda figura di quest'oggi il luogo in cui si è data testimonianza è un luogo particolare. Ma tornando a Don Silvio Galli, cosa vuoi dire, Fra Ezio? Aggiungo un pochettino in merito a quello che si è detto. Beh, noi abbiamo la grazia di aver con noi Don Pierluigi, che non soltanto adesso ce ne parla come, diciamo, il diretto interessato, ma anche perché l'ha conosciuto, e questo diciamo rende più forte la testimonianza che ci stai lasciando. Ma poi nel video mi piaceva molto quell'espressione che è stata usata: una guida, un maestro, un amico. Questo dice, no, quello di vivere il posto, l'ambiente. Quando diciamo luogo non intendiamo solo l'aspetto ambientale, ma intendiamo proprio le relazioni che si instaurano in quel luogo, per cui tutti hanno potuto trarne beneficio. Guida, maestro e amico, cioè un continuo farsi discendere, ecco, la bellezza. Questo ti chiederei, Don Pierluigi, di spezzare ancora di più questa bellezza. Tu l'hai avuto come maestro, ma penso anche come amico. Sì, ma direi proprio queste caratteristiche che ci richiamano in fondo anche un po' al carisma di Don Bosco, che era padre, maestro e amico dei giovani. E quindi questa capacità che lui aveva, ecco, innanzitutto di stabilire una relazione con le persone. Teniamo conto che Don Galli ha incontrato un'umanità molto sofferente, gente provata dall'emarginazione, segnata dalla tossicodipendenza, segnata dall'alcolismo. Lui andava a visitare i carcerati sia a Brescia sia
nell'ospedale, diciamo, psichiatrico di Castiglione delle Stiviere. Abbiamo episodi veramente molto forti. Ecco, al di là dei vissuti delle persone, lui sapeva stabilire quella relazione profonda che dava dignità alla persona. Ricordo una delle testimonianze che mi hanno molto colpito, un ergastolano condannato per molti omicidi, disse: Don Galli è venuto a trovarmi, mi ha ridato vita, perché mi ha insegnato a perdonare e a servire gli altri. Ecco, questa capacità di trovare anche nelle persone più in difficoltà quel seme di speranza. Come diceva Don Bosco, in ogni ragazzo, anche il più difficile, c'è sempre un seme su cui fare leva. Ecco, questo direi che è uno sguardo di un padre, di un amico, che sa sempre cogliere, ecco, il lato positivo. E sottolineavate prima anche il valore della santità giovanile, e mi piace ricordare in questa prospettiva che quando il giovane Silvio Galli a 15 anni fece la domanda per essere ammesso al noviziato, ecco, ci trasmette un'esperienza che a mio avviso, pur nella sua giovinezza, ha una profondità quasi mistica, direi, che lo accompagnerà tutta la vita, perché lui scrive così nella domanda, chiedendo di essere salesiano: a questo mi stimola una voce misteriosa che parla al mio cuore, una forza pure misteriosa che mi spinge sempre di più a Dio, una grande pace che mi dice quanto sia bello e quanto sarà ancora più bello servire Dio. Ecco, cioè, dietro a questa capacità di relazione, di amicizia, c'è un vissuto spirituale molto profondo, perché la capacità di relazione nasce innanzitutto da una profonda relazione con Dio, da questa capacità di ascolto. È impressionante nelle testimonianze, per esempio, quanta gente si sentiva dire delle parole o dare dei consigli e poi si chiedevano: ma lui come fa a sapere queste cose? Come fa a sapere questi miei vissuti? No? E questo colpiva moltissimo la gente, vuol dire che aveva anche un dono di introspezione dei cuori, delle coscienze, proprio perché più uno è in Dio e più riesce a vedere le persone nella luce di Dio e quindi dare anche quelle indicazioni, quei consigli, ecco, quelle speranze di vita che ti rimettono in piedi, ti ridanno questa fiducia. E merita ricordare un altro aspetto che è davvero impressionante in questa causa, che questa causa è veramente stata voluta dal popolo di Dio. Tante volte nelle cause si parla molto di fama di santità che sia diffusa. Ecco, qui veramente c'è qualcosa di straordinario. Do solo un dato: nel cimitero di Chiari, dove lui è sepolto, in 10 anni abbiamo raccolto 24 agende dove la gente scrive preghiere, domande, favori. E le ho fatte studiare, pensate, sono segnalate in pratica 15.000 testimonianze, è una cosa veramente impressionante. La cosa che mi ha colpito è come la gente apre il cuore come fosse in confessionale, cioè davvero c'è un'apertura, e credo che questo è la maturazione di un'autentica relazione. Don Bosco diceva, con i giovani, ma vale con tutti, ci vuole la familiarità, l'affetto e la confidenza. Ecco, Don Bosco e Don Galli, sulla scia di Don Bosco, direi che portavano a questo aspetto che oggi direi è nevralgico in tutti gli ambiti educativi di relazione, quella familiarità che matura in confidenza, cioè in apertura del cuore, quell'apertura che ti libera, perché l'incontro con l'altro ti dà la possibilità di conoscerti, ma anche di ripartire in modo positivo. Ecco, Don Pierluigi, ci ha praticamente incollato all'ascolto della sua testimonianza. Davvero non abbiamo perso una parola di quanto ci ha descritto, perché avvertiamo forte, tra l'altro emerge questo dalle sue parole, questa sua conoscenza e vicinanza verso Don Silvio Galli. Sicuramente un altro elemento straordinario è proprio quello di averlo conosciuto di persona, averlo avuto come maestro e poi trovarsi di fronte alla sua causa come postulatore. Non capita tutti i giorni. Certo, certo. Nicola, permettimi di prendere la parola.
farei mia l'espressione di Gesù quando dice, no, non, o meglio quello degli apostoli, non possiamo tacere quello che abbiamo visto, no? Quindi penso certo. che sia proprio così. Allora. È un grande dono che io ho, perché non è l'unico, anche a due altre figure che comunque in qualche modo ho conosciuto anche direttamente. Credo che questo per un postulatore non è una cosa di poco conto, ecco, infatti. Poter portare avanti le cause di chi anche in qualche modo ha incrociato la tua vita. Penso per esempio al venerabile Attilio Giordani, un laico, padre di famiglia, animatore dell'oratorio di Milano, e penso per esempio al padre Luigi Bolla, grande missionario tra gli Indio Shuar dell'Amazzonia, 60 anni ha vissuto la vita di questo popolo. Ecco, poter accompagnare anche le cause di persone che si sono incontrate più o meno a lungo in diverse circostanze, credo che è un grande dono. Una vera e propria grazia, certo. Una cosa che vorrei anche condividere, accompagnando questa causa di Don Galli, che oltretutto la fase diocesana si è svolta tutta nel tempo della pandemia, quindi è stata una cosa davvero un poco sorprendente. E devo dire che, pur essendo postulatore ormai da 12 anni, questa la causa mi ha molto impressionato sotto questo profilo, per ricordare prima le parole di padre Natalizio, e il fatto cioè come le persone sono state cambiate dall'incontro con Don Silvio. Calcolate che ognuno dei testimoni che è andato a deporre al processo ha parlato in media dalle 3 alle 6 ore. Immaginiamo, cioè, immaginiamo, ecco la portata, di queste testimonianze. Io purtroppo ho i tempi limitatissimi, ringrazio di cuore Don Pierluigi per questa occasione, ma avremo certamente occasione anche in futuro di parlare di altre figure che segue nelle sue cause. Grazie Don Pierluigi, a presto. Grazie a voi di questa bella opportunità. Grazie, grazie. Frezio, una brevissima pausa, poi torniamo insieme per parlare di un'altra figura straordinaria, quella di Fra Immacolato Brienza. Abbiamo parlato di Don Silvio Galli, Don Pierluigi Cameroni ci parlava appunto di queste testimonianze che molto spesso sono legate al proprio ambiente, al proprio luogo, alla propria rete di conoscenze, di contatti. E il caso che andremo ad approfondire tra qualche istante ci parla di un luogo sicuramente simbolico da un certo punto di vista, e che vogliamo sottolineare proprio perché dal letto della sofferenza nascono talvolta fiori di santità davvero profumati. E allora, Fra Ezio, anche in questo caso vogliamo immergerci nella storia di Fra Immacolato attraverso una breve clip introduttiva. Il servo di Dio Immacolato Giuseppe di Gesù, al secolo Aldo Brienza, nacque il 15 agosto 1922 a Campobasso. Mentre frequentava l'Istituto Tecnico Superiore all'età di 16 anni, iniziò ad avvertire dolori intensi accompagnati da febbre altissima. Gli venne diagnosticata l'osteomielite deformante degli arti, che lo costrinse a rimanere allettato fino alla morte. Il 25 marzo 1943 entrò nell'ordine secolare del Carmelo, offrendosi come vittima per la santificazione dei sacerdoti. Sentendo fortemente la vocazione carmelitana, con speciale privilegio, la Santa Sede il 2 marzo 1948 gli concesse di emettere la professione solenne dei voti religiosi nell'ordine carmelitano scalzo. Ciò avvenne l'11 maggio 1948. Vivendo in famiglia, riceveva costantemente visite da confratelli e fedeli, molti dei quali chiedevano consigli spirituali. Visse un apostolato straordinario, svolto totalmente dal letto, nella preghiera e nell'offerta costante delle sofferenze al Signore. Inoltre mantenne una corrispondenza epistolare con molti fratelli e sorelle dell'ordine carmelitano. A tutti ripeteva il suo motto spirituale: lavorare bene, pregare ancora meglio, ma soffrire in unione a Gesù è tutto. Morì a Campobasso il 13 aprile 1989 all'età di 67 anni. Non essendo in condizioni di muoversi, riceveva persone bisognose di riferimenti nel loro cammino spirituale. I suoi insegnamenti erano molto solidi. La sua forza fu la preghiera.
Da buon carmelitano fece dell'orazione il punto forte della propria esistenza. La sua è una spiritualità eucaristica e mariana, corredata anche dall'apprendimento dell'esperienza dei santi, in particolare di quelli carmelitani. Sperimentò le fasi di aridità descritte da San Giovanni della Croce, mantenendo sempre il suo abbandono in Dio. Fu un uomo di speranza perché si affidò al Signore in ogni circostanza, soprattutto nelle prove più ardue. Ecco, abbiamo illustrato i punti salienti della biografia di Fra Immacolato, ma vogliamo saperne di più attraverso la testimonianza di Don Fabio Di Tommaso, postulatore della sua causa. Buongiorno e benvenuto, Don Fabio. Buongiorno. Ecco, Fra Immacolato, dicevamo, una testimonianza dal letto della sofferenza, ma una così forte testimonianza, ecco, che radici ha? Da dove è stata tratta questa linfa che poi è stata condivisa con i tanti fedeli che lo hanno conosciuto? Innanzitutto dalla sua famiglia, in modo particolare dalla nonna. Quando era bambino, Fra Immacolato descrive in qualche lettera come spesso si recava in una chiesa, in una rettoria della cattedrale Santa Maria della Croce, dove con la nonna si recava in preghiera, in special modo dinanzi alla statua dell'Addolorata. Questo per dire come la sua fede nasce da un contesto familiare, vivo e bello. E così che pian piano, nella sua adolescenza, arriva il giorno in cui inizia a desiderare di diventare certosino. E questo è un po' il contesto nel quale la sua fede è nata, che poi chiaramente crescerà successivamente. E la famiglia, sia nell'infanzia, nell'adolescenza, ma poi soprattutto dopo, ha svolto un ruolo fondamentale nella vita di Fra Immacolato. Una vita che è stata poi fortemente caratterizzata dalla sofferenza e dalla malattia. Ciò che potrebbe scoraggiare chiunque è diventato per Fra Immacolato invece motivo di santità. Ecco, come è stato possibile questo? È stato possibile innanzitutto perché egli ha vissuto sempre in una fede bella, genuina, consapevole, in una maturità crescente. E il giorno in cui tutto è iniziato, dove Fra Immacolato addirittura questo giorno lo celebrerà come un anniversario, il 27 giugno 1938, ossia il giorno nel quale è iniziata la sua malattia, il suo calvario per così dire, da quel giorno in poi Fra Immacolato ha sempre letto quell'evento alla luce della fede, mai in tutta la sua sofferenza, umanamente talvolta insopportabile, e egli ha avuto dubbi, sempre ha letto questa mano provvidente di Dio che lo ha accompagnato nel suo cammino. Certo, non sempre egli ha avuto chiaro nel suo cammino il disegno di Dio, ma solo nel tempo, a posteriori, egli ha potuto comprendere un grande disegno nascosto dietro la malattia. Fra Ezio, possiamo dire questo, ci torna in mente una frase alla quale siamo molto legati: sotto la croce si impara ad amare, è vero? È proprio così, è forte quello che dicevi, Don Fabio, cioè ricordare il 27 giugno 1938 come il giorno dell'anniversario. Di solito si ricordano sempre le cose lieti. Questo è, potremmo dire, un input molto, molto importante, soprattutto perché ecco, la sofferenza vista dagli occhi di un uomo di Dio che ha chiaramente ha un valore molto più alto, quindi una cosa molto positiva, un aspetto molto importante. Stamattina, mentre chiacchieravo con uno dei fratelli in preparazione a questo programma, Nicola, alcuni di questi fratelli che vivono con me qui a Morcone, dato che siamo passati più o meno tutti da Campobasso, hanno avuto l'opportunità di conoscerlo personalmente e dicevano: noi portavamo lì alla casa di Fra Immacolato una testimonianza per consolarlo, ma sembrava che venivamo noi consolati, non che consolavamo lui. Quindi è forte questa esperienza e lo si vede anche dalle foto, dal sorriso che lui ha su queste foto così belle che sono state trasmesse adesso in TV. Ecco, io penso che
di fondo ci sia, ecco, quel legame forte ad un dolore che è totalmente trasfigurato. E questo penso che anche nella terra di Campobasso, no, quel santuario di Castelpetroso possa essere un bel segnale, ecco, forte da poter trasmettere. Ecco, forse Don Fabio vorreste aggiungere qualcos'altro a questo? Sì, è proprio vero quello che dicevi. Nelle numerosissime testimonianze del processo diocesano, molti hanno detto si entrava per consolare e si veniva consolati, è verissimo. Ma poi c'è anche un altro fatto bello, un legame con i frati Cappuccini, perché non solo San Pio aveva una grandissima stima di Fra Immacolato, tant'è vero che a diverse persone che andavano da lui diceva: ma cosa venite a fare qui? Voi a Campobasso avete un santo in carne e ossa. Ma dalle testimonianze abbiamo desunto anche come Padre Pio almeno due volte è stato in bilocazione da Fra Immacolato. Questo per dire la grande stima che gli aveva, pur non conoscendolo fisicamente. Ecco, Don Fabio, noi tra qualche minuto avremo l'opportunità di approfondire ulteriormente la figura di Fra Immacolato attraverso un breve documentario che avete realizzato proprio come postulazione, in cui ci saranno anche delle interessanti testimonianze. Allora, a mo' di introduzione, come possiamo presentarlo questo documento? Lo possiamo presentare come una luce che brilla nel tempo della prova. La testimonianza del Vescovo e della sorella Lucia ci dicono proprio come attraverso di Dio non solo tutto è possibile, ma attraverso di Dio ogni pena, ogni fatica può diventare una sorgente luminosa.